This Wednesday, the Pope surprised a group of children and invited them to get on the Popemobile to greet the pilgrims. During the return to St. Peter's Square, one of the babies he blessed wore a very special suit. In his catechesis, Pope Francis explained the fifth commandment, "Thou shalt not kill." He said that it serves to protect a fundamental value in human relationships, the value of life. He recalled that we must watch over the lives of all and spoke about abortion. Io vi domando, è giusto fare fuori una vita umana per risolvere un problema? Cosa pensate voi? È giusto? È giusto o no? È giusto affittare un sicario per risolvere un problema? Non si può, non è giusto fare fuori un essere umano, benché piccolo, per risolvere un problema. È come affittare un sicario per risolvere un problema. The Pope explained that the root of this sin is fear. For this reason, he asked for people to help parents who receive the news that they are expecting a sick or disabled child. Invece, spesso ricevono frettolosi consigli di interrompere la gravidanza. Cioè, un modo di dire, interrompere la gravidanza significa fare fuori uno. In realtà è un dono di Dio che può tirarmi fuori dall'egocentrismo e farmi crescere nell'amore. La vita vulnerabile ci indica la via di uscita, la via per salvarci di un'esistenza ripiegata su se stessa e scoprire la gioia dell'amore. Pope Francis recalled that the value of life is not measured by money, power or success, but by love. In addition to respecting the lives of others, he asked everyone, especially young people, to respect their own lives. Tu sei un'opera di Dio. Non minovalutarti, non despreciarti con le dipendenze che ti rovineranno e ti porteranno alla morte. At the end of the general audience, the Pope greeted Argentinian Cardinal Luis Hector Bealba, 83, who has traveled to Rome, and Cardinal Malcolm Ranjith, who came with a group of pilgrims from Sri Lanka.